Sconfitta di Viterbo, la sconfitta casalinga di Catanzaro, due risultati pesanti. Adesso partiti con il primo pallone gestito proprio dai rosanero. Diciamo, reduci da questi due risultati pesanti, Catania che invece ha impattato. Catania 31 gol all'attivo, quarto miglior attacco generale, 28 quelli invece subiti. I numeri lasciano però spazio adesso ai fatti, al campo. Ci siamo pronti per il secondo tempo. Partiti. Giosa. Palazzi. Palla centrale per Luperino, un po' di spazio. Limite dell'area, parte il cross verso Luca, il colpo di testa, poi Santana, la conclusione, la rete! Mario Alberto Santana, traiettoria alto-basso che sorprende Confente, palla al fondo del sacco, si sblocca il parziale dopo 14 minuti, Catania 0, Palermo 1. Gli abbracci di tutti i giocatori rosanero, stop e tiro da parte di Mario Alberto Santana. Ci aveva provato anche in questa circostanza Confente, come nel primo tempo sul tentativo di Marconi, si è allungato in tutti i suoi centimetri, imprendibile però il mezzo esterno del giocatore argentino, adesso probabilmente verrà ammonito per l'esultanza, si è tolto la maglia Mario Alberto Santana, primo gol quest'anno per lui dopo 10 presenze, 11 con questa. Oh, no.